100 tavoli per 100 idee. Alla Leopolda Matteo Renzi ha lanciato la sua candidatura alla segreteria del PD puntando sulla creatività e sulla partecipazione. Un'immagine che vuole sostituire i vecchi convegni di partito con una formula nuova. Le testimonianze di chi ha partecipato. Decine di migliaia di persone a San Pietro per le giornate dedicate alla famiglia. Ormai ogni incontro col Papa è un'occasione per riunire folle di fedeli, tanto che ne ha tratto vantaggio il turismo a Roma e anche le parrocchie beneficiano di un effetto Francesco. Sono circa 8 miliardi di euro dei fondi europei che l'Italia rischia di non usare se non riuscirà a presentare progetti che rispondano alle indicazioni dell'Unione Europea, che privilegia i corsi di formazione e la valorizzazione del patrimonio culturale. Le regioni, soprattutto al sud, non riescono a utilizzare al meglio questo grande aiuto. Questa sera, per la prima volta sulla 7, il rito dell'assegnazione della fascia, scettro e coroncina per la più bella d'Italia, almeno secondo una delle trasmissioni storiche della TV Miss Italia. Sentiamo i pareri di chi la vedrà e di chi proprio non ne vuol sapere. Ha dominato in lungo e in largo il campionato mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, a soli 26 anni è il re del grande circo automobilistico. Per trovare un dominio incontrastato come il suo bisogna tornare indietro negli anni a un certo Michael Schumacher, vincitore di 5 campionati consecutivi. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti al TG Cronache. Allora, nel giornale che ci ha preceduto abbiamo sentito i momenti di Matteo Renzi nell'ultima delle tre giornate della convention alla Leopolda di Firenze, il meeting organizzato proprio dal sindaco di Firenze, appunto Renzi, il luogo in cui Renzi ha ufficialmente lanciato la sua candidatura a segretario del Partito Democratico. Allora, le parole d'ordine di Renzi, ormai lo sapete, sono futuro, cambiamento, e anche in questo ha inserito questo contesto innovativo, appunto in questa convention la Leopolda, un momento che voleva essere diverso da quello dei vecchi convegni, dei tradizionali convegni, più aperto alla rete, più aperto alla discussione. Proprio alla Leopolda c'erano 100 tavoli di discussione in cui si è discusso di vari temi, appunto dal femminicidio all'ambiente alle carceri. Allora, cerchiamo insieme di conoscere chi per tre giorni ha partecipato proprio a questa convention che si è chiusa stamattina. Oggetto misterioso, premessa di un futuro al quale si vuol dare un nome in modo da poterlo riconoscere, promessa di un partito nel quale finalmente non valga più la logica del pochi ma buoni, ma quella dei 100 tavoli. 100 tavoli di idee e di partecipazione. Ecco qualche testimonianza. Il mio tavolo era rappresentata un po' l'Italia, c'era Napoli, c'era la Calabria, c'era la Liguria, c'era l'Emilia Romagna e quindi e la Toscana. Abbiamo avuto modo di confrontarci su un tema importante come quello dell'ambiente, da dove deve ripartire il messaggio politico dell'Italia. Oggi come oggi i cittadini hanno bisogno di risposte e nessuno dei partiti tradizionali con le forme tradizionali riesce a dargliele. Grazie a questi tavoli abbiamo avuto l'opportunità, un po' tutti, cioè cittadini e deputati, che spesso diciamo c'è questa grande divisione, di creare delle idee che comunque verranno riportate alla fine di questo incontro politico. Anche questo è la Leopolda, che di per sé sembra già tradire una natura aperta e generosa. Il problema non è chi mandare a casa, ma quello di aprire le finestre. Questa è una delle tante frasi ad effetto che Renzi ha disseminato lungo il percorso di questa tre giorni che ha lanciato la sua candidatura alla segreteria del PD. Per me è stata veramente una bella esperienza, l'ho trovata utile. Potevo rimanere anche un'altra ora a parlare, io stavo al tavolo 13 della corruzione, è stato veramente bello perché poi noi siamo campani, quindi abbiamo questo problema che ci caratterizza un po', quindi è stata una bella esperienza, l'ho trovata veramente adatta. Quasi ad ogni passo Renzi ha voluto sottolineare che è arrivato il momento del cambiamento e che questo passa per un rimescolamento della scena politica. Tanto che la stessa Leopolda non è stata pensata come un'assemblea del Partito Democratico, questo spiega l'assenza di bandiere del PD, ma come un'occasione di incontro e di ascolto. Meglio ascoltarci di più e basarci sui giudizi,
anziché sui pregiudizi, ha azzardato Renzi, evidentemente ignaro o indifferente alla guerra lessicale che gli è stata dichiarata ormai ufficialmente da Maurizio Crozza. È un nuovo modo di ripensare la politica e di far avvicinare tanta gente che sta anche allontanata e credere in quello che potrà essere un cambiamento. Quello che io mi aspetto che prima di tutto si vincano le prossime elezioni, e questo è essenziale, perché quando si perde non si cambia niente. E proprio vincendo le prossime elezioni avremo la possibilità di cambiare questo paese e questo partito. Da qui parte la sfida, il suo nome è Leopolda, in attesa che il futuro prenda finalmente un nome. E adesso parliamo di un altro raduno che ieri ha raccolto di migliaia di persone, il raduno delle famiglie che si sono riversate in piazza San Pietro a Roma per l'incontro con Papa Francesco. Ogni giorno in famiglia non si deve mai finire la giornata senza fare la pace. Questo ha detto Bergoglio ai fedeli che c'erano appunto ad ascoltarlo ieri in piazza San Pietro, venuti da 75 paesi. E a piazze piene di gente ci ha sicuramente abituato Papa Francesco dal giorno della sua elezione, e questo vuol dire anche per la capitale, per Roma, un aumento del turismo. Ma sentiamo insieme le voci della piazza di ieri. Grandi, colorati e soprattutto tantissimi sono i palloncini che Papa Francesco ha regalato alle migliaia di bambini arrivati a San Pietro da 75 paesi per il pellegrinaggio delle famiglie nell'anno della fede. La piazza è stracolma, piena anche via della Conciliazione, una festa che si è conclusa oggi con la messa celebrata dal Pontefice. È una bellissima festa. Questi palloncini sono favolosi, i bimbi, le famiglie, i nonni. È tutto bellissimo. In piazza ci sono genitori, nonni e bambini dei 5 continenti, anche immigrati e profughi con le loro testimonianze. È dal giorno dell'elezione che San Pietro fa il tutto esaurito ad ogni apparizione di Jorge e Mario Bergoglio. I più solerti sono i conterranei del Papa. Un traino insperato anche per tutto l'indotto del turismo a Roma, che in 9 mesi ha registrato un aumento di circa il 20% di visitatori in arrivo dal Sud America. Roma ospita quasi il 70% in più di argentini rispetto all'anno scorso. Un successo che vola anche su internet. Oltre 10 milioni di followers lo seguono su Twitter e con un cinguettio il Papa li ringrazia. Mi piace perché è mistico e arriva alla gente con le sue parole, ma soprattutto con l'esempio che dà. Quei gesti di Papa Francesco che arrivano al cuore di tutti. Soprattutto questo avvicinarsi alle persone in difficoltà, questa tenerezza che sempre la Chiesa ci ha un po' detto attenzione a certi gesti, attenzione, invece lui è libero, è aperto, vuol bene alle persone. È grande. Le braccia aperte del pontefice richiamano divorziati, risposati, conviventi e coppie gay, credenti che, cogliendo di sorpresa tanti parroci, tornano in chiesa per ricevere i sacramenti. La cosa che ha colpito di più, persone che erano lontani dalla fede e che con questo Papa si sono avvicinati un po' alla fede, anche alla confessione, che è anche una cosa bella. La piazza è tutta una festa, per grandi e piccoli. Ci sono anche gli artisti del circo, lo spettacolo per eccellenza rivolto alle famiglie. Giocolieri, equilibristi e bolle giganti di sapone si sono esibiti sulle note di Giovanni Allevi, hanno dedicato al Papa la passione del loro lavoro. Noi ci manteniamo in vita, no? Col nostro mestiere, col nostro lavoro e la nostra passione, e lui cerca di mantenere viva la fede e la bontà che ci dovrebbe essere, no? La solidarietà tra noi umani. Il contatto umano nel circo, il circo da sempre è forse una comunità più legata alla famiglia che altre tipologie di comunità diverse, e il Papa senz'altro è quello che ci rappresenta al meglio. Il punto di unione è l'umiltà con cui un esercizio viene fatto, l'umiltà con cui lui propone le sue idee, con cui lui le espone. Libertà di movimento, semplicità, fatica, cercare di rendere quello che si fa facile agli altri, anche se in realtà sotto c'è tanto lavoro e tanto sudore, ecco, questo qua. Un po' quello che fa anche il Papa. Un po' quello che fa anche il Papa, esatto, soprattutto lui. E
E adesso vi vogliamo raccontare la storia di una famiglia divisa nel più drammatico dei modi durante un naufragio al largo delle coste siciliane, però ci potrebbe essere un lieto fine. Sono i momenti più drammatici quando l'11 ottobre scorso i mezzi di soccorso maltesi raggiungono i migranti, ormai in acqua. Può accadere di tutto, molti di loro annegheranno, altri saranno salvati grazie a questi gommoni lanciati dai soccorritori. La Marina Militare Italiana e quella maltese sono riuscite quel giorno a salvare 200 persone. In quegli attimi concitati le famiglie vengono divise, separate. I bambini sono i primi ad essere presi a bordo dai militari, è quello che è accaduto a 6 bambini siriani. 6 bambini salvati dalle motovedette italiane, ospiti ora di un centro di accoglienza di Menfi, in provincia di Agrigento. I genitori, naufraghi insieme a loro, vengono però imbarcati dalla Marina Maltese. La storia dei bambini senza nome, tutti piccolissimi, tra i 10 mesi ed i 6 anni, hanno spinto molti a chiederne l'affido. Poi la notizia. La piccola Maram, di soli 17 mesi, potrebbe essere presto riaffidata ai suoi genitori. La giovane coppia, scampata al naufragio, è a Malta. I due avevano cercato disperatamente la loro figlioletta, chiedendo di Maram e raccontando di quell'ultimo abbraccio in mare prima di consegnare la piccola ai soccorritori. Il padre posta anche una foto su Facebook per avere notizie. Qualcuno riconosce la piccola ospite del centro di accoglienza di Menfi. Un miracolo si è avverato, i 6 bambini siriani non sarebbero orfani, i loro genitori sono stati individuati, scrive Franco Corbelli del Movimento dei Diritti Civili. Abbiamo chiamato i responsabili del centro della Valle del Belice, che ospita i piccoli. Aspettiamo il riconoscimento ufficiale, ci dicono. Le analisi del DNA daranno la conferma, indispensabile nel caso di bambini così piccoli. Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte delle autorità competenti. Aspettiamo, confidando che i riscontri siano positivi ed i bambini ritrovino presto i loro genitori. Per ora l'unica cosa che possiamo fare è attendere risposte certe, anche e soprattutto per la sicurezza dei bambini. E in un momento di crisi come quello che vive il nostro paese fa impressione sapere a quanto ammontano i finanziamenti dell'Unione Europea che non vengono utilizzati e che probabilmente l'Italia non riuscirà a spendere entro il 2015 pena la perdita. E allora cerchiamo di capire bene di che soldi si tratta e perché e da chi non sono stati utilizzati. 8, forse 9 miliardi di euro potrebbe essere questa la somma di finanziamenti europei che l'Italia non riuscirà a spendere entro il 2015. Una cifra che impressiona se si pensa che il gettito previsto per il TASI, il nuovo tributo sulla casa, per il prossimo anno è pari a 3,7 miliardi di euro. Secondo i dati del Ministero della Coesione Territoriale, entro la fine del 2013 l'Italia deve impiegare, con progetti e opere, 27,9 miliardi di euro e poi li deve spendere entro il 2015. Questi si sommano a quelli che dovrebbe aggiungere l'Italia, altri 21 miliardi e mezzo, perché in base al principio di cogestione i progetti sostenuti dall'UE devono essere cofinanziati dal Paese membro. Totale 49,4 miliardi di euro che il nostro Paese ha in realtà appena iniziato a spendere. Finora sono stati impiegati 19,7 miliardi di euro. Per sfruttare questi soldi, cioè per averli, bisogna presentare dei progetti. Progetti legati ai temi che l'Unione Europea indica per le varie aree territoriali, valorizzazione del patrimonio culturale, innovazione, creazione di corsi di formazione. Generalmente si prevede un progetto e spesso taluni di questi progetti devono essere sottoposti a quello che si chiama il principio di partnership, cioè ai soldi che l'Unione Europea dà dovrebbe essere affiancato spesso 50-50 un intervento da parte della società economica locale, cioè dei privati. È soprattutto il Sud ad avere lasciato sul piatto i fondi europei. Entro fine anno la Sicilia dovrebbe spendere 220 milioni, la Puglia 250 milioni, risorse che avrebbero dovuto gestire le regioni. L'Italia è uno dei pochi paesi che può applicare le direttive europee a livello regionale prima che le abbia applicate il Parlamento italiano. Quindi le regioni hanno enorme potere in Europa. Questa questione dei fondi segna il fallimento dell'istituto regionale.
Da più settori, tuttavia, si punta il dito anche contro l'amministrazione centrale. Il mondo della ricerca, ad esempio, lamenta che ogni anno viene sfruttato appena il 60% dei fondi europei, colpa del moltiplicarsi di bandi e concorsi che disorientano chi intende presentare le domande. Un altro settore che reclama più attenzione è il turismo. Lo scorso anno sono stati spesi appena 12 milioni di euro. Innanzitutto c'è da aiutare le imprese fornendo loro dei servizi avanzati. Penso a tutto quello che concerne il problema delle telecomunicazioni, la banda larga. E poi, naturalmente, la cosa molto importante è la formazione tecnica. Finanziamo la formazione tecnica, professionale. Tante richieste per spendere in due anni 17 miliardi di denaro europeo ancora disponibili. E su questi fondi non utilizzati vogliono mettere le mani le regioni in vista di Expo 2015. E proprio alla vigilia dell'esposizione universale c'è una città, Milano, che se da un lato si fa bella, dall'altro lascia al degrado alcuni spicchi appunto della città, quartieri che dovevano essere all'avanguardia e che invece sono in stato di abbandono. Noi siamo andati proprio a fare un giro nelle strade di questi quartieri. Vediamo. È la storia di un quartiere di Milano, venduto agli abitanti come un luogo dove vivere bene e in tranquillità, ed invece la realtà è stata ben diversa. Ecco le immagini di ciò che resta di questa zona residenziale nata nel 2005 a nord-est della città, al confine con Sesto San Giovanni. Doveva essere un pezzo di città di qualità, con supermercati, un parco di 150.000 metri quadri, piste ciclabili, un asilo e una scuola. Peccato che le strutture di supporto non siano mai state costruite. Una volta iniziati i lavori, la ditta appaltatrice, per problemi economici, non li ha mai terminati. A complicare lo stato delle cose è stato il continuo rimpallarsi le responsabilità tra comuni, Sesto e Milano. Una grana che stiamo cercando di risolvere, che abbiamo ereditato. Adesso però abbiamo messo insieme tutti i tasselli, abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo, ma tutte le aree che in qualche modo devono arrivare al pubblico le prenderemo in carico con i poteri sostitutivi. Ieri abbiamo approvato la delibera per procedere con la demolizione di quell'area oggetto di abuso da tanti anni. Per l'area di Pasini si parla di requisire l'area e anche riscuotere una fideiussione, non è proprio una cosa veloce, e nel frattempo qui c'è degrado totale. Due giorni fa sono state occupate ulteriori abitazioni, nel senso che la cascina San Giuseppe è già occupata abusivamente, adesso stanno occupando anche le casette, quelle dei lavoratori. L'abbandono ha generato un quartiere fantasma con pericoli per la sicurezza sociale e condizioni sanitarie inquietanti. Recentemente gli abitanti di via Pasquale Sottocorno di Sesto San Giovanni hanno lanciato l'allarme sulle morti per tumore. Secondo le loro stime ci sono stati 36 casi di malati di cancro su 150 abitanti in due civili della via, numeri non confermati dall'ASL. Le abitazioni che ho alle mie spalle, che sono quelle di via Sottocorno, sono abitazioni che presenti da anni, e quindi questa costante esposizione a elettrosmog può essere una delle motivazioni per tutti questi casi di tumori. Noi abbiamo fatto una riunione con l'ASL e i numeri sono diversi, e soprattutto l'ASL, che è l'ente diciamo di riferimento, ha escluso. Non esiste una situazione di rischio di questo tipo. Il vero problema in questo punto sono i tralicci dell'alta tensione che sorgono vicino ai palazzi. Per l'ARPA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, i valori rispettano tutti i limiti in tema di tutela della salute. Nella zona nuova del quartiere alcuni sono già stati sotterrati, per gli altri serve il via libera allo studio di fattibilità, ossia il piano che farebbe partire i lavori. Secondo Terna Rete Italia il costo dell'operazione è di 15.000 euro e il comune di Sesto ha già stanziato la sua metà, 7.500 euro, mentre Palazzo Marino prende tempo facendo slittare la firma sulla convenzione. Come se non bastasse, dietro queste abitazioni il comune di Sesto ha dato il via libera per la costruzione di una centrale di cogenerazione termica, ulteriore motivo di discussione per i due comuni, per Milano il territorio residenziale, per il Sesto industriale. Intanto una cooperativa sociale ha fatto ricorso al TAR ma è stato respinto. Il vice sindaco di Milano ha convocato un'assemblea pubblica con le famiglie della zona. I problemi di degrado del quartiere Adriano sono solo una delle tante situazioni allarmanti della città che rischiano di degenerare in breve tempo.
campo se non si corre ai ripari. Queste immagini del Civico 2 in via Calabria parlano chiaro: un edificio abbandonato, fuori i calcinacci cadono quotidianamente, dentro le condizioni igienico-sanitarie sono delle peggiori, i muri pieni di muffa, fili della corrente sparsi ovunque. In questo giardino c'era un asilo chiuso per precauzione, oggi è ancora tutto così. Milano non è solo Expo 2015, la città della moda, della finanza, tra i grattacieli delle banche e le case di lusso. Ci sono purtroppo anche le storie dei quartieri difficili, degli stabili degradati, tutti nell'agenda delle ristrutturazioni comunali e accomunati con il grave problema della penuria di fondi per gli interventi urbanistici straordinari. E da 34 anni viene trasmesso in TV sulla televisione pubblica lo storico concorso di bellezza Miss Italia. La novità è che quest'anno sarà la nostra rete La 7 a trasmettere questa sera la finale che leggerà la reginetta della bellezza. E tra perplessità e polemiche abbiamo fatto una domanda a tre giornalisti per capire un po' se abbia ancora un senso e un seguito questo concorso di bellezza. Miss Italia 2013, quest'anno sulla nostra rete, dopo le polemiche che hanno coinvolto la presidenza della Camera, la direzione della RAI, che ha voltato le spalle a una delle trasmissioni storiche di successo del suo palinsesto, dopo il diniego di Mediaset e la presa di posizione sfavorevole di Enrico Mentana. Ma questa sera perché vedere o non vedere Miss Italia? La vedo tutti gli anni e non vedo il motivo per cui quest'anno non la devo vedere, solo perché ha cambiato la rete, ma è una trasmissione storica della televisione italiana che devo vedere, che voglio vedere. No, non la vedrò, è un prodotto vecchio che appartiene al passato e secondo me anche La 7 avrebbe fatto meglio a seguire il consiglio, il suggerimento di Mentana e a lasciar perdere. Senza appello, perché ripeto, è un prodotto che appartiene a un'altra epoca, quindi è anacronistico, è fuori tempo. È uno dei concorsi, diciamo, più puliti, tra virgolette, della televisione italiana. Ricordiamoci sempre che una delle grandi tradizioni di Miss Italia è la mamma accanto alla ragazza che va in passerella, quindi non ho capito le polemiche che ci sono state intorno a questo programma. No, non guarderò Miss Italia, non l'ho quasi mai guardato, sì, forse un paio di volte, che insomma è quel programma, se non erro, dove sfilano un sacco di bellissime ragazze e poi alla fine vincono in genere le più brutte. E non capisco neanche tanto le polemiche, mi sembra sì, giusto e normale che a trasmetterlo non sia la RAI, perché in effetti Miss Italia non è servizio pubblico. Il problema però non è Miss Italia, il problema è la RAI che trasmette l'80% dei suoi programmi che non sono servizio pubblico, quindi insomma, come posso dire, andrebbe riesaminato il problema nel suo complesso, come si dice. Il dibattito è aperto anche su Twitter. Guardo Miss Italia perché amo il Nazional Popolare o perché è un programma che la RAI avrebbe dovuto continuare a trasmettere. Chi non la guarderà scrive invece che in giro ci sono donne più belle, simpatiche e intelligenti o che le donne hanno un cervello che funziona in genere meglio delle gambe. In questo periodo c'è una sensibilità maggiore su questo problema, legata magari a fatti di cronaca, ai femminicidi, quindi c'è un velo così come di preoccupazione. Però non deve investire Miss Italia, che è una trasmissione, ripeto, molto semplice e pulita, che c'è da sempre, che ci ha fatto scoprire Sofia Loren, tanto per dire un nome, e quindi non, mi è sembrato veramente esagerato questo prendersela con un programma che non è affatto il più volgare della televisione italiana. Sapremo domani se una gara di bellezza femminile ha ancora un seguito apprezzabile e può, con dignità, continuare ad occupare il suo posto al sole televisivo, accanto a programmi che trattano di ben altre competizioni. E allora, in attesa di sapere chi vincerà Miss Italia, c'è chi invece ha già vinto per la quarta volta campione del mondo di Formula 1, è Sebastian Vettel, che con la Red Bull ha trionfato al Gran Premio dell'India. Un pilota giovanissimo, un pilota che però ha già in tasca molti premi. Nato in Germania come Michael Schumacher, ha un carisma e un carattere ben diversi dallo stereotipo tradizionale tedesco. Vediamo.
È l'uomo dei record, mai nessuno come lui, mai nessuno. A 26 anni è riuscito a vincere 4 titoli mondiali di fila. È il più veloce, il più bravo, ma soprattutto il più giovane. Sebastian Vettel è il pilota più giovane ad aver vinto un titolo mondiale. Ne aveva 23. Il più giovane ad aver conquistato una pole position, ad aver fatto più punti in una stagione. Il giro più veloce, il maggior numero di pole position in un campionato. A 19 anni era già in Formula 1, un vero talento seguito dai suoi primi giri con il go-kart da Michael Schumacher. Questa foto a Kerpen è quasi un passaggio di consegne, una premonizione. Tutti e due tedeschi, tutti e due velocissimi, ma dalla personalità completamente diversa. Vettel è nato in un paesino a sud di Francoforte, ma è un vero cittadino del mondo. Parla italiano come Schumacher non l'ha mai imparato negli anni in Ferrari. Eccolo in questa simpatica visita in Italia sul Vesuvio. Ciao! Ciao! Vettel è coinvolgente come Facebook, condivide le sue emozioni senza timori. Non è costruito, il contrario di un calciatore. Le guance tonde, i capelli scapigliati di chi non si prende troppo sul serio. Gli piace cucinare e dice di avere una grande esperienza in fatto di cottura della pasta. Bene. Ok. Il contrario dello stereotipo tradizionale tedesco, Vettel fa gli scherzi, a volte terribili, quasi sempre simpatici. In una parola, si diverte come un bambino. Nel mondo della Formula 1 è amato, nonostante in pista non lasci spazio proprio a nessuno. Fa incetta di record uno dopo l'altro. Il suo team della Red Bull 2 anni fa gli fece uno di quei regali che si fanno solo ai bambini buoni. Un giro per il paese natale con la sua Formula 1. Eccolo di nuovo in questa immagine di oggi che racconta ancora meglio Sebastian Vettel. Prima la sgommata, poi il parcheggio in divieto di sosta davanti alla gente, prenderà una multa fortissima, e poi l'inchino alla vettura che gli ha consentito di vincere. E adesso noi ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con gli aggiornamenti. Di nuovo in diretta, prima di chiudere vi devo dare purtroppo la notizia della scomparsa questa mattina a Roma di Luigi Magni, sceneggiatore e soggettista, aveva firmato come regista film di successo, per tutti ricordiamo Nell'anno del Signore con Nino Manfredi, aveva 85 anni, i funerali saranno celebrati martedì nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma. Ed era appunto l'ultimo aggiornamento, il TG Cronache termina qui, vi ricordo l'informazione sul nostro sito tglasette.it, questa sera alle 20 il telegiornale. TG Cronache torna con Caterina Bizzarri domani alle 14, buona domenica a tutti.